disposta l'autopsia sul corpo di Emanuele Iacconi, il 34enne morto all'ospedale di Livorno dopo il pestaggio di Halloween. Ci sarà il lutto cittadino a Viareggio e in Massarosa. Ad Altopascio arrestati ladri di materiale edile, sorpresi dai carabinieri mentre tentavano un furto in un magazzino a Badia Pozzede. Lucca è la provincia media, la nostra provincia si trova infatti a metà classifica nell'annuale graduatoria sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 ore, ma non mancano i dati preoccupanti. Lo sport, le mura crolla in casa, nuova sconfitta per la Gesam Gas Lemura al Palatagliato. Lucchese più vecchia, Lucchese più solida, confortanti i dati e le sensazioni dal pareggio ottenuto dai rossoneri contro il Teramo. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura torniamo a parlare di Emanuele Iacconi, il giovane 34enne di Massarosa, morto all'ospedale di Livorno un mese dopo aver subito una brutale aggressione a Viareggio. La Procura di Lucca ha disposto l'autopsia sul suo corpo. La Procura di Lucca ha disposto l'autopsia sul corpo di Emanuele Iacconi, il 34enne di Piano di Mommio morto all'ospedale di Livorno dopo il pestaggio subito in via Coppino la notte di Halloween. Solo dopo gli accertamenti, quindi, potrà essere stabilita la data del funerale. Intanto sia il Comune di Viareggio che quello di Massarosa hanno decretato il lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre, dopo che già l'intera comunità si era mobilitata con una fiaccolata alcuni giorni dopo l'aggressione. L'autopsia potrebbe costituire un passaggio importante per le indagini condotte dalle due procure coinvolte, oltre a quella di Lucca c'è anche quella dei minori di Firenze. Di quanto è accaduto quella notte si è autoaccusato un 17enne viareggino, ma gli inquirenti pensano che il ragazzo possa averlo fatto per proteggere alcuni maggiorenni che fanno parte del gruppo degli indagati, circa una decina. Essendo minorenne il ragazzo infatti rischiava di meno. Adesso però l'accusa da lesioni gravissime si è trasformata in quella ancora più grave di omicidio e forse qualcosa potrebbe cambiare. Di certo si tratta di una tragedia dai contorni quasi incredibili. Tutto è nato da un banale diverbio stradale per una precedenza. Iacconi si trovava alla guida di un'auto, gli altri giovani in motorino. Il 34enne di Massarosa è stato colpito con un casco da motociclista alla testa dai suoi aggressori, che poi hanno continuato a colpirlo brutalmente al volto e al capo quando ormai si trovava a terra svenuto. Poi sono fuggiti. A cercare di bloccare l'aggressione ci ha provato il titolare di una paninoteca di via Coppino, Gandhi Briani del Kosovo. La sua, per la polizia, è una testimonianza preziosa. Il gruppo di giovani indagato è sospettato di altre aggressioni simili portate a termine in zona. Ed andiamo alle altre notizie di cronaca della giornata. A Viareggio, durante la notte, i carabinieri hanno sorpreso all'altezza di via San Martino un uomo sospetto che si aggirava tra le autovetture. Si trattava di un 22enne romeno con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Era in possesso di una torcia, una macchina fotografica digitale, diverse monete per un ammontare di circa 10 euro ed un martelletto frangi vetri. Dopo accertamenti è stato constatato che le monete erano state prelevate da una vettura parcheggiata poco distante che presentava un vetro infranto. Il giovane aveva danneggiato altre due auto poco distanti ed è stato così arrestato. Sempre in Versilia, ma a Pietrasanta, c'è stato un incendio all'ex hotel Candia a Tonfano, ora dismesso, che è stato anche occupato per diverse volte da alcuni extracomunitari come dormitorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme, è intervenuta anche una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi, ma all'interno della struttura non è stato trovato nessuno. Ancora la cronaca, ma andiamo sulla piana di Lucca a Capannori, dove la polizia stradale ha identificato e denunciato i responsabili di un incidente stradale che era avvenuto lo scorso 18 novembre in via Martiri Lunatesi. Il responsabile dell'incidente è un giovane di 27 anni, residente a Capannori, che aveva tamponato un'auto con a bordo due donne. Il giovane, dopo l'urto, era fuggito. Una delle due signore ha riportato dallo scontro una prognosi di 15 giorni. Il giovane, oltre alla denuncia, rischia adesso la sospensione della patente da 1 a 3 anni.
Ancora nella piana di Lucca, i carabinieri di Altopascio hanno sgominato una banda dedita ai furti di materiale edile. Nella tarda serata di domenica, i carabinieri di Altopascio e del radiomobile sono intervenuti a Badia Pozzeveri, chiamati dal proprietario di un magazzino di materiale edile in cui era scattato l'allarme. L'impianto, collegato ad un sistema di videosorveglianza, aveva immortalato due individui che, forzata la porta dell'edificio, stavano caricando la refurtiva su di un'auto. Appena giunte sul posto le pattuglie dei militari, i due si sono immediatamente dati alla fuga a piedi attraverso i campi, ma uno è stato subito bloccato dai carabinieri della stazione, mentre l'altro è stato catturato poco dopo dai militari del radiomobile. Si tratta di due rumeni di 32 e 28 anni, residenti uno ad Altopascio e l'altro nel Morianese. Dopo aver recuperato la refurtiva, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nelle rispettive abitazioni dei fermati, dove è stata rinvenuta una grande quantità di materiale edile, risultato il frutto di precedenti furti analoghi a quello tentato a Badia Pozzeveri. Per i due, quindi, è scattato l'arresto e il processo per direttissima. Adesso andiamo a vedere le immagini dell'incontro sul tema della giustizia, che ha visto la presenza in San Francesco del sottosegretario Domenico Manzione e di tanti studenti lucchesi. 500 studenti delle scuole superiori della provincia hanno partecipato ad un incontro con il sottosegretario alla giustizia Domenico Manzione, che si è tenuto presso l'auditorium del complesso San Francesco nel centro storico di Lucca. L'iniziativa dal titolo «Uno sguardo sul processo penale, dalle indagini agli esiti del giudizio e oltre» è stata organizzata dal gruppo Volontari Carcere, con la collaborazione della Consulta Provinciale degli Studenti e la Camera Penale di Lucca. Oltre al sottosegretario Manzione sono intervenuti l'avvocato Luigi Gino Velani, penalista del Foro di Lucca e docente all'Università di Pisa, e Salvatore Nasca, dirigente dell'Ufficio Esecuzione Pena Esterna del Tribunale di Livorno. L'incontro rientrava nelle celebrazioni della giornata nazionale a Scuola di Libertà. Niente da fare per Lucca per la nomina a città creativa della musica dell'UNESCO per il 2015. La notizia è stata ufficializzata dalla pagina web dell'organismo incaricato dall'UNESCO di giudicare le numerose candidature pervenute. La candidatura di Lucca era stata promossa dall'amministrazione Favilla con una conferenza stampa a Roma alla presenza tra gli altri di Katia Ricciarelli. Adesso l'amministrazione comunale chiederà le ragioni dell'esclusione in modo da valutare se riproporre la candidatura per il 2016, valorizzando gli aspetti che sono stati ritenuti carenti. Adesso andiamo a parlare della manifestazione che è stata promossa questa mattina dalla CISL in favore di uno sblocco dei contratti del pubblico impiego. Dipendenti pubblici della CISL in piazza per protestare contro le politiche sul lavoro del governo. A Lucca si è tenuto un presidio in piazza Napoleone insieme a lavoratori di Massa Carrara e Pistoia. Lo sciopero si inserisce nell'agitazione a livello nazionale indetta dal sindacato per protestare contro il blocco dei contratti fermi da oltre 6 anni, ma anche sulle mancate assunzioni nel settore, promesse a più mandate dai vari governi che si sono succeduti ma mai messe in atto. In ballo anche la questione dei lavoratori delle province e delle camere di commercio, il cui futuro appare ancora nebuloso. Il segretario della funzione pubblica CISL Toscana Nord, Massimo Petrucci, riassume così i motivi dell'agitazione. Le nostre richieste sono la rivendicazione del contratto nazionale di lavoro che è bloccato da 6 anni e le nostre rivendicazioni sono anche le mancate assunzioni che vedono un decremento del personale che ricade sui servizi che vanno al cittadino, vedi scuola, sanità e servizi generali comunque. Si parla di blocco assunzioni con ricambi generazionali, di fatto questo non avviene, sono tutte balle che ci vengono raccontate, di fatto il personale non viene riassunto, quindi si aumenta la disoccupazione, i nostri giovani non hanno lavoro e i servizi sempre più decadono. Altro tema al centro dell'agitazione, il piano di esuberi per i dipendenti delle ASL richiesti dalla regione toscana.
Il Consiglio Comunale in programma domani a Lucca inizierà con un'ora d'anticipo, alle ore 16.30, per permettere al Presidente del Consiglio, ai consiglieri comunali, al Sindaco e alla Giunta di commemorare Alessandro Bertolucci. L'inizio del Consiglio è stato anticipato proprio per permettere ai presenti di esprimere interventi in ricordo del consigliere scomparso sabato scorso. L'Assemblea Consiliare vuole così rendere omaggio a Bertolucci, alla sua memoria e al suo operato ed esprimere il proprio cordoglio per questa grave perdita. E adesso andiamo a vedere com'è andata per la provincia di Lucca nell'annuale classifica sulla qualità della vita pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Quest'anno, prima in graduatoria nazionale, è risultata la provincia di Ravenna. Lucca è l'esempio della provincia media italiana con i suoi pregi e i suoi difetti. Lo si evince dall'annuale classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore, che vede appunto Lucca al 47° posto, praticamente al centro della graduatoria. Tra l'altro è la stessa identica posizione dell'anno scorso. A guardare bene i dati, però, forse sono più consistenti i motivi per preoccuparsi che quelli per essere soddisfatti. Iniziamo dai dati preoccupanti. Intanto siamo al penultimo posto in Toscana, peggio di noi in classifica c'è solo Pistoia. Poi, sul fronte della sicurezza, continuiamo ad essere nei posti peggiori per microcriminalità, appartamenti svaligiati e frodi. Inoltre, quest'anno ci ritroviamo nella zona bassa delle classifiche parziali riguardanti le coppie in frantumi e il grado di istruzione. Nella nostra provincia, infatti, si registra un alto numero di separazioni e divorzi, mentre è basso il numero medio di anni dedicato allo studio rispetto al dato dei residenti. A fronte di questi dati preoccupanti, cosa ci fa rimanere nelle zone medie della classifica? Le buone performance complessive sul fronte della dinamica imprenditoriale e dell'ambiente e soprattutto alcuni dati riguardanti il benessere ed il tempo libero. In particolare siamo ai primi posti in Italia per il numero di bar e ristoranti rispetto al numero dei residenti, ma siamo anche tra le prime 20 province con alto indice di sportività. Come dire, ci piace mangiare e bere, ma sappiamo anche come rimanere in forma. A Porcari si è svolta all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell'ITET Benedetti che hanno conseguito la maturità nello scorso luglio. I diplomati erano in tutto 51 suddivisi in tre classi, corso geometri diurno e serale e corso ragionieri. Paul Andrei Azaparu dei ragionieri e Lorenzo Lencioni dei geometri hanno conseguito la lode. Ci sono stati poi altri due ragionieri, Edoardo Montan e Stefano Piro, che hanno conseguito il massimo dei voti. Ecco qua la foto che si riferisce alla cerimonia. Oggi era la giornata mondiale dedicata alla lotta contro l'AIDS. C'è stato un incontro a Palazzo Ducale a Lucca. Scuole ancora protagoniste nell'ambito del progetto concorso Ultima Ora Multimedia Lucca per la lotta all'AIDS, ripartito in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS nella sua terza edizione presso la sede di Palazzo Ducale a Lucca. Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole superiori, si inserisce negli eventi previsti in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS, che da anni vedono la collaborazione dei soggetti istituzionali e del privato sociale e la nostra emittente coinvolta come media partner. I ragazzi delle scuole sono stati protagonisti di laboratori, dove è stato possibile sviluppare tematiche inerenti alla sensibilizzazione sulle problematiche relative alla prevenzione e alla conoscenza della malattia, in modo da superare anche molti luoghi comuni e preconcetti riguardanti il contagio o i rapporti con malati di AIDS. I progetti saranno poi valutati da una commissione che premierà i più significativi. Un modo per non abbassare la guardia su una malattia tutt'altro che sconfitta, come evidenziano i dati dell'azienda ASD. Allora, i dati non sono assolutamente confortanti. Rispetto allo scorso anno abbiamo notato una stabilizzazione del numero di nuove infezioni, il che questo va visto come un bicchiere mezzo pieno, nel senso che non si è notato un decremento dell'infezione, anzi c'è una stabilizzazione verso l'alto.
Ciò, come sempre, sta a dimostrare un ritardo di diagnosi, quindi un scarso approccio al test, che si fa in oltre la metà dei casi quando ci sono dei sintomi oramai avanzati di malattia. Questo vuol dire che la percezione è ancora molto bassa e le campagne di informazione, le campagne di prevenzione probabilmente non giungono verso, nei confronti di quelle persone, di quei soggetti che sono maggiormente a rischio. Sarà il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto l'ospite della nuova puntata di Diretta Sindaco in programma mercoledì sera 3 dicembre alle 21 su Noi TV. Del Dotto risponderà alle domande che i telespettatori invieranno tramite mail e tramite SMS, in quest'ultimo caso anche nel corso della trasmissione. Prende il via domani sera, sempre su Noi TV, l'appuntamento mensile con Tech Magazine, il programma realizzato in collaborazione con il Polo Tecnologico Lucchese dedicato all'innovazione. Nella prima puntata, in onda alle 21.30, parleremo di moda, dalla ricerca in ambito delle nanotecnologie ai nuovi modi di fare shopping, fino ai metodi rivoluzionari per promuovere prodotti e negozi attraverso internet. A confronto, in una chiacchierata a tutto tondo, studiosi, fashion blogger, imprenditori ed esperti di nuovi media. Appuntamento quindi alle ore 21.30. Ancora due notizie prima di chiudere. Sarà prorogata fino al 6 gennaio 2015 la mostra Giotto in San Francesco, in corso nella chiesa di San Franceschetto a Lucca, dove si sta registrando un notevole successo di pubblico. In meno di due mesi di esposizione, infatti, la splendida Madonna di San Giorgio alla Costa ha superato i 4.000 visitatori e potrà dunque essere ammirata per tutto il periodo delle feste, sempre dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 20, con ingressi ogni 30 minuti. E infine una brutta notizia, in chiusura di prima parte, Noi TV si affianca all'Associazione Sportiva Lucchese Libertas nell'esprimere vicinanza a Giuseppe Di Masi e alla sua famiglia per la scomparsa della madre del portiere rossonero arrivato poche settimane fa a Lucca. È tutto per questa prima parte della TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.